Ciao Matteo, Ciao. siamo qui sul campo di gara dell'Europeo 2022, di tiro con l'arco al Mennea, anche Stadio dei Marmi. Matteo, chi è Matteo? Ce lo puoi raccontare? Questo è uno spazio informazione. Allora, mi chiamo Matteo Bonacina, ho 38 anni, compiuti da poco, e niente, sono tiro con l'arco da più o meno 11 anni, 12 anni. Ho conosciuto questo sport al centro di riabilitazione in seguito a un incidente sul lavoro e ho provato un po' tutti gli sport, ma appena è stato amore a prima vista. Ho sempre fatto sport di squadra e volevo provarne uno un po' così da solo. Li ho provati un po' tutti, dallo sci, basket, tennis, scherma, nuoto, ping pong. Poi ho provato appunto l'arco e mi è piaciuto, mi ha dato delle sensazioni nuove, uno sport che non avevo mai, avevo visto in televisione ma non avevo mai provato. E da lì è nato questo amore dove mi ha portato qua oggi. Un amore anche di un mondo che si chiama paralimpico. Come si spiega la magia del paralimpismo e quello che magari regala anche agli atleti che ne cominciano a farne parte? Ma io ho un po' una visione, boh, forse magari un po' diversa rispetto agli altri, ma secondo me lo sport, cioè sport, c'è solo il termine paralimpico e normodotati, ma alla fine della fiera siamo tutti degli sportivi, facciamo tutti le stesse fatiche, gli stessi sforzi, lo stesso impegno, lo stesso sangue, sudore. Non esiste differenza, ecco. Secondo me, io la vedo così. Lo avete anche dimostrato a Tokyo 2020, Sì. grandi prove. E come aiuta lo sport a superare momenti drammatici che poi ti cambiano un po' la vita, anche il punto di vista, no? Della No, vita? lo sport non aiuta, lo sport è fondamentale. È fondamentale perché ti aiuta nella vita di tutti i giorni a ritrovare la tua autonomia, il tuo controllo e il modo anche di socializzare con gli altri, di uscire da casa, altrimenti uno magari finisce col stare tutto il giorno sul divano a guardare la TV piuttosto che fare altro, mentre invece lo sport ti fa proprio uscire di casa, incontrare nuova gente, viaggiare, ti rimette in moto, è proprio ti fa ritornare a vivere, è Quindi il movimento fondamentale. della quotidianità. Sì. E come si affronta però la forza che serve nell'affrontare un cambiamento della quotidianità? Non è facile. Innanzitutto bisogna cominciare, penso, con l'accettare la propria situazione, i propri limiti e cercare ogni giorno, un po' come lo sport, ogni giorno spingersi al massimo per fare quel gradino in più, quel qualcosina in più che ti permette di avere maggiori risultati e di conseguenza anche nella vita quotidiana raggiungere i piccoli obiettivi in più verso la normalità o la propria normalità che uno riesce a raggiungere e trovare. In questo il gruppo che ruolo ha? Quindi intendo il gruppo tecnico che segue i vari atleti, l'associazione sportiva. Beh, il gruppo, i gruppi, i vari gruppi è come le persone, sono una famiglia. È la nostra seconda famiglia ed è fondamentale, devi avere un ottimo rapporto, fiducia, fiducia reciproca, rispetto. Se non hai quelli non vai da nessuna parte, non riesci neanche ad avere dei risultati perché è così, bisogna avere tutte queste caratteristiche. È una seconda famiglia, anzi forse la vedi anche di più rispetto alla propria di famiglia. Ti senti un fortunato oppure una persona che ha semplicemente guadagnato il posto dove sta? Tutte e due, fortunato perché sono ancora qui, fortunato perché faccio qualcosa che mi piace e nello stesso tempo me lo sono guadagnato e quindi sono due cose che vanno di pari passo. E se dovessi dare un consiglio a chi si troverà o si trova nella tua situazione? Fate sport, non importa quale sport sia, dai più estremi a quelli più semplici, però fate sport perché ti fa tornare a vivere. E lo dice la medaglia d'argento europea. Sì. Complimenti. Grazie.